Io ho creato questo marchio appunto che si chiama Blomor nel 2000, nel 98 quando ero al liceo. Una spiegazione molto semplice: il mio cognome è Mor, Blo era il modo in cui ci salutavamo in compagnia ai tempi a 17 anni, non so il perché, non me lo chiedete, però ho creato questo tipo di marchio. Lo disegnavo sul diario, ho iniziato a fare 200 magliette con degli amici al liceo. Ne abbiamo vendute, regalate, nel senso vendute, venducchiate ai nostri compagni di liceo e poi la cosa è morta lì. Io nel 2004 ho ricominciato con una maglietta, quindi c'era sempre questa idea in quegli anni del fatto di cominciare una propria attività con una t-shirt, no? Negli anni in cui era esploso il fenomeno di Guru, nelle fine anni 90, primi anni 2000, fare magliette era veramente la prima cosa che uno che volesse fare l'imprenditore potesse pensare di fare. Io appunto avevo questo sogno fin dal liceo, quindi non è che abbia seguito questo tipo di scia che c'era in quegli anni, ma era una cosa veramente una delle prime cose a cui uno pensa. Con degli amici chiacchierando è venuto fuori di mettere appunto il nome dei cocktail sulle t-shirt. È una cosa che ai tempi non aveva fatto nessuno, e quindi comprando delle t-shirt Fruit of the Loom, che è il punto da cui tutti cominciano nel fare t-shirt, abbiamo iniziato a stampare queste magliette. Le cose hanno iniziato a funzionare, i negozi che conoscevo ho iniziato a contattarli, gli ho portato questo prodotto, delle t-shirt da provare in conto vendita, quindi senza avere nessun tipo di nozione su cosa fare, perché, per creare una distribuzione. Con un investimento di 200 euro forse ho stampato le prime t-shirt e le ho portate ai negozi. È veramente una cosa che è partita così per gioco.